Vediamo se avete che sia. Poi se non ci sapete che fare, vero? Scusa. Mi piace il colore. Mamma, Maria. Maria. Mamma, c'è di 20 anni. Una 20 anni, sono la. Lei dice che mi abbia detto che si è votato già. Fatelo riposare un pochino. Via. Ma che è bianca? Guarda bianca. Sì, va bene, va bene. Il salondino, che il piede, tipo la macchina da cucire. Se volete dare i bicchierini, vi vedo con i bicchierini in mano. Grazie. Ah, ci avete da finire? No, non lo finisco. Se poi volete fare delle domande, avete bisogno, chiamo. Vi saluto tutti, siamo alla festa degli antichi mestieri a Gaville. La festa è uno dei due appuntamenti che come associazione culturale della civiltà contadina di Gaville organizziamo ogni anno per valorizzare la nostra raccolta di attrezzi, attrezzature e memorie della civiltà contadina che ha sede qui a Gaville, nei locali adiacenti alla pieve millenaria di Gaville. La nostra è un'associazione culturale che ha avuto inizio che nel 1974 per l'interesse di alcuni appassionati dell'epoca che cominciarono a raccogliere tutto quanto, diciamo, veniva abbandonato nelle campagne, nei casolari e nelle fattorie al momento dell'esodo dei contadini dalle campagne. Dall'epoca sono passati appunto 40 anni che noi festeggeremo nella primavera prossima e la nostra collezione ha raggiunto quasi 7.000 pezzi di attrezzi e attrezzature di varie dimensioni e forme, di vari materiali che riguardano tutta la vita contadina, dal lavoro nei campi propriamente detto, al lavoro con gli animali e anche alla vita della civiltà contadina, quindi con riproduzioni della camera da letto, riproduzioni della cucina e di altri ambienti che caratterizzavano la vita nelle campagne di tutto il territorio. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa che vuole coinvolgere soprattutto i bambini nell'avvicinarsi a quelli che erano alcuni dei mestieri dell'epoca, e per questo abbiamo qui nell'ingresso del museo il fabbro, abbiamo il pastore con i formaggi, abbiamo il seggiolaio ed altri mestieri, e soprattutto però è l'occasione per poter avvicinare più persone possibile alla nostra collezione di attrezzi ed attrezzature. Le altre iniziative che facciamo sono la festa di primavera nella seconda domenica di maggio e la partecipazione ad autunnia nella seconda fine settimana di novembre, tutte occasioni che noi cerchiamo di sfruttare perché siamo convinti che la memoria della civiltà da cui tutti proveniamo sia quanto mai importante, specialmente in un mondo che sembra così moderno e globalizzato, ma che forse ha perso alcuni punti di riferimento. Quella di oggi è la sesta edizione della Festa degli Antichi Mestieri, ma è anche la 26esima edizione della Festa del Panello con l'Uva. Infatti l'appuntamento di festa, diciamo, in quest'epoca a Gaville c'è già da 26 anni e aveva al centro il Panello con l'Uva, che era forse uno dei pochi dolci, diciamo, che i contadini facevano autonomamente e caratterizzavano la vita di questi territori. E per questo tutti gli anni noi manteniamo la possibilità di fare riassaggiare
un sapore di una volta veramente fatto dal forno qui a Gaville, ed è un modo, diciamo, per far confrontare non solo agli adulti ma soprattutto ai bambini il sapore del panello con l'uva rispetto alle varie merendine o dolci prefabbricati che sono abituati a mangiare. Allora, gli ingredienti sono acqua, latte, farina, zucchero senza uova. Si fa uno strato, nel mezzo l'uva e sopra un altro strato e si cuoce in forno. È una tradizione contadina? Sì, è una tradizione contadina. È un dolce tipico di qui che si fa in tutte le case. C'è chi lo fa allo strato solo con sopra l'uva e si chiama schiacciato. E così di pieno, così si chiama panello. Ma poi l'assaggiare.